Ragazzi, termina la partita Cagliari-Fiorentina, vince il Cagliari 2-1, io credo meritatamente, e comunque mi ha fatto anche prendere la giocata e quindi siamo contenti. Credo meritatamente perché comunque ha giocato un secondo tempo di grande intensità. C'è stato questo bellissimo gol di João Pedro che ha sbloccato il risultato con, se non erro, Cacciatore, che finta il cross di destro, rientra sul sinistro e fa un fendente a giro molto tagliato. João Pedro anticipa Milenkovic sul secondo palo e batte Terracciano. E poi io non ricordo la sequenza, non ricordo se c'è stato prima il raddoppio di Cepitelli su calcio d'angolo o sul calcio di punizione, non ricordo. Comunque, beh, un anticipo di Cepitelli mi sembra su Gerson, o c'è stato prima la doppia azione anche molto bella del tiro di Barella respinto da Terracciano, arriva al volo di prima intenzione João Pedro e la palla si stampa sulla traversa. Quindi già soltanto queste occasioni, più mi pare un altro paio, secondo me sentenziano che il Cagliari abbia meritato. Se non che poi negli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, la Fiorentina è salita un po' più in cattedra e c'è stato Chiesa che ha accorciato le distanze su questo bel lancio di Gerson, però chiaramente si è trovato proprio la prateria aperta. Credo che forse a quel punto forse Cacciatore era sceso in avanti e ha lasciato scoperto. Adesso non ricordo bene l'azione perché poi stavo anche seguendo un po' Pescara Cosenza su DAZN perché ho due apparati mobile e quindi mi fate diventare stupido veramente con queste partite spezzatine, avete rotto veramente coglione. A parte questo, quindi Chiesa ha accorciato le distanze con questo bellissimo tocco di biliardo, è entrato sul versante sinistro dell'area, non l'ha contrastato un cazzo di nessuno e quindi per lui velocissima, è un gioco da ragazzi metterla sul palo opposto. Ripeto, numeri alla mano, secondo me il Cagliari ha tirato di più in porta, è stato più aggressivo, merita questa vittoria e mi ha fatto vincere pure i soldi. Un saluto e sempre caccio paccio.